Allora, diciamo che noi andiamo nelle scuole a parlare del nostro vissuto, perché giustamente, come dicevamo, come abbiamo detto, è una delle poche cose che interessano i ragazzi. Perché ragazzi, la teoria astratta di quelli che possono essere i problemi sociologici o i danni che loro fanno comportandosi in maniera asociale ai loro coetanei interessa relativamente. Interessa sentire delle storie, interessa sentire del vissuto, interessa sentire un esempio concreto di qualche cosa che è successo. E quello che cerchiamo di evitare è di farla parte di quelli buoni, puri, casti, che noi non diciamo mai, che siamo quelli bravi che veniamo a dire a loro: voi siete dei piccoli razzisti in erba, chissà da grandi cosa diventate, perché questo sistema non funziona. Allora, a me è capitato quando io ero ancora un tamarro e frequentavo una scuola nel Bronx, in un istituto tecnico di condizioni veramente devastate. È capitato quando uno ha cercato di tirarmi sotto sulle strisce di dargli del ricchione. Cioè, gli ho gridato dietro ricchione, perché è entrato nel vocabolario comune. Sarebbe assurdo negare che nel linguaggio comune ci sono termini che vengono usualmente utilizzati. Il passaggio è far ragionare chi si esprime in questo modo su quali possono essere i danni che perpetua. È chiaro che il ricchione detto a me, o detto a qualcuno dei miei compagni della Cigay, ci scivola e anzi ci fa forse anche sorridere. Ma nella caratteristica del bullismo, che sappiamo essere una persecuzione proseguita nel tempo, una persecuzione agita con cadenza particolarmente insidiosa, genera particolare sofferenza. Tra l'altro, mi preme ripeterlo, è la forma più vigliacca, più aberrante di violenza, perché è il gruppo dei forti contro il debole sul suo punto debole, perché non è che la persona grassa o la persona secchiona vengono presi in giro su qualche altro punto, vengono presi in giro i deboli sul punto debole da parte di un gruppo di forti. E quando io ero a scuola, giusto appunto per dire che anch'io ho fatto la mia, perché non sono certo santo, avevamo un povero disgraziato, questa storia forse, che noi chiamavamo De Stefani la Checca, tutta una parola, proprio questo qui di nome faceva De Stefani la Checca. E fra l'altro poi ho scoperto che non è neanche omosessuale. Questo De Stefani, invece un altro che lo sfotteva, sì. Questo De Stefani la Checca, ogni tanto noi oltre a sfotterlo anche lo pestavamo. È vero che eravamo protettivi perché lo potevamo pestare solo noi, se lo pestava qualcun altro lo proteggevamo perché era del nostro gruppo. Quindi in qualche modo, diciamo, godeva di una certa qual protezione. E io, fisicamente io non l'ho mai picchiato, però ho fatto una cosa altrettanto grave, non l'ho mai difeso. Ho considerato tutta questa storia come un grande scherzo, come una cosa simpatica. E essendo rappresentante di classe, essendo una persona comunque abbastanza ascoltata, avrei potuto comunque fare. Allora, quello che noi andiamo a dire e a fare nelle scuole è anche molto e soprattutto sugli astanti. Cioè, non dimentichiamo che c'è il bullo, su quale ci focalizziamo, la vittima, e dopo vi racconto una cosa carina, positiva, diciamo anche che le vittime possono anche trovare una via d'uscita, e gli astanti. Il bullo senza il teatrino, senza i suoi spettatori, senza il consenso, il risolino, il cenno di assenso, è che non agisce, o agisce in maniera molto ridotta, o addirittura perde completamente la sua capacità, il suo potere di coinvolgere altri in un'azione deteriore. Quindi la cosa più semplice, forse anche più efficace, è di spostare questa massa neutra, sensibilizzandola dalla parte della vittima. È già sufficiente, se non un vero cosa stai facendo? Non siamo d'accordo. Un vedere che c'è della distanza, un vedere che nessuno ride. C'è una battuta sconveniente, nessuno ride. Una, due, tre, dopodiché il fenomeno va riducendosi. Quello anche che noi non andiamo a fare e io non voglio fare è andare contro il bullo in maniera diretta troppo forte, perché è troppo facile far combattere le battaglie nostre a persone che non hanno i mezzi per portarle avanti. Cioè andiamo in una scuola e diciamo: voi, tu, maledetti, disgraziati, omofobi, perché discriminate lui? Lo indichiamo così, se qualcuno aveva un dubbio che fosse gay, così lo sa. Perché discriminate lui, poverino, che è piccolo e finocchio? Gli facciamo fare una figuraccia, li mettiamo in cattiva luce, abbiamo fatto il nostro show, siamo usciti bene, noi forti, grandi adulti, poi andiamo via. Da quel momento in poi
Il piccolo Finocchio è nelle mani tutto il giorno dei suoi aguzzini che noi abbiamo cercato, che abbiamo ulteriormente incattivito. Quindi, nell'entrare nelle dinamiche di gruppo, bisogna stare molto attenti. Giusto ieri siamo stati a Como e due professori ci hanno chiamato per atti di bullismo che non aveva nulla a che fare con l'omofobico, però mi ha fatto molto piacere che in una scuola pubblica, col male che se ne dice, questi professori si siano presi la briga di chiamarci, di vedere che c'erano dei fenomeni che da scherzo stavano diventando di bullismo, c'erano delle prevaricazioni, abbiamo fatto un lavoro di 2 ore solo sul bullismo, sullo stereotipo, sul pregiudizio, sul bullismo, che poi di omofobico in questo caso non c'era nulla, però abbiamo fatto un lavoro e abbiamo visto anche con simpatia come le vittime si aiutavano fra di loro, cioè queste due vittime fra l'altro erano sedute insieme nello stesso banco e si facevano coraggio. Quindi questo aiutare anche un po' le vittime a socializzare, a sentirsi un po' meno sole, a capire che non sono davvero sole al mondo, perché il sentimento di solitudine è proprio quello che caratterizza, e che forse è uno degli aspetti più tristi dell'aspetto del bullismo. Per combatterlo dobbiamo anzitutto riconoscerlo e noi pensiamo che l'omosessualità tutti sappiano tutto, oramai in televisione, ogni telefilm c'è il protagonista gay, ma non è così. Allora, recentemente in una scuola siamo andati, c'eravamo due ragazzi e una ragazza, e in una di queste scuole un po' tecniche, un po' di frontiera, e un ragazzo, dopo essersi consultato con i suoi amici, è uscito con questa domanda: sì, ma almeno voi siete in due, ma lei che è da sola come fa? Cioè, voi due vi tenete compagnia perché siete due gay, ma lei che è l'unica lesbica, probabilmente l'unica lesbica del pianeta, probabilmente, cosa farà da sola? E noi rimaniamo allibiti, diciamo, questi qua la televisione non la guardano. Cioè, dobbiamo anche tenere presente che, a mio modo di vedere, pur essendo bombardati da una quantità enorme di informazioni, essendo iperimpegnati in tutto, dal tombolo alla pallacanestro, al paracadutismo, sballottati magari da genitori, tra 3.000 attività, non è che ci sia poi tempo di discernere le informazioni o di andare un pochino più a fondo su quello che vedono e che sentono. Per cui non vorrei che magari delle volte noi adulti confondessimo la quantità di informazioni che hanno in testa con la capacità di essere adulti. Quindi magari si dà molta libertà senza che ci sia poi molta responsabilità. Responsabilità e libertà dovrebbero andare di pari passo. Invece questi ragazzi, scusate, faccio un discorso un po' da anziano, non pensavo che l'avrei mai fatto, ma lo faccio, hanno un livello di libertà incongruo rispetto alla maturità che possono esprimere. Non mi ricordo più se ho detto tutto, ma non è che avessi una scaletta assolutamente precisa. Però, essendo vicini alle elezioni del comunali, essendo state stimolate delle richieste, sarebbe sicuramente bello essere aiutati a entrare nelle scuole civiche che Milano gestisce, diciamo, direttamente. Ed eventualmente anche, visto che non si può chiedere a un comune di esercitare funzioni che magari non sono proprie, però il comune ha come sua attività i servizi sociali, tenerci presente quando nei servizi sociali vengono segnalate a livello di minori dei problemi magari di omofobia che possono, diciamo, avere magari un aiuto da parte nostra. Grazie. Grazie.